Il mio intervento sostanzialmente vuole portare questo contributo, cioè come vi filosofato, quindi ha già messo le sottolineature su quelle che sono le problematiche di sicurezza. Anche noi dal nostro punto di vista, la società che si occupa storicamente di seguire da un lato i fabbricanti di macchine, dall'altro lato gli utilizzatori in tutti gli iter di analisi del rischio e poi gestione tecnica degli interventi di adeguamento, di dare che noi il nostro punto di vista è soprattutto su macchine e linee esistenti. Quindi il tema di oggi non è tanto affrontare le tematiche relative alla costruzione di nuovi impianti, quanto quelle di affrontare appunto il tema di un utilizzatore, di un'azienda manifatturiera o di processo che debba affrontare queste tematiche. Allora, ovviamente le aziende come sono stimolate a mettere mano alle linee produttive, agli impianti? Ovviamente, in primis è un obbligo legislativo, no? Quindi l'allegato quinto e l'81 impone all'azienda ovviamente di effettuare un'analisi di rischi, già spiegata questa mattina dal collega Luca, e quindi di molto spesso quindi poi gli interventi di adeguamento nascono per le aziende quelle più virtuose da questo processo. Quindi analizzo il rischio, individuo delle soluzioni tecniche che dopo dovranno essere progettate e realizzate. Abbiamo visto che comunque molte aziende certificate OSHA 18001 o che sono in procinto di esserlo sono stimolate anche dagli enti di certificazione in ambito 18001 a approcciare l'iter completo, addirittura per l'intero stabilimento, di adeguamento del parco macchine. Quindi stamattina avevate visto un po' anche la circolare del Crevia che un po' forse ha messo qualche paletto, no? Nell'intervento di Treviso sostanzialmente il direttore della ASL di Treviso che avevamo invitato, che aveva citato l'invito, ovviamente aveva evidenziato come molto spesso le aziende 18001, no, pianificavano gli interventi di adeguamento del parco macchine anche con piani pluriennali, no? E quindi sembrava quasi, no, che bastasse analizzare il rischio e pianificarlo. In realtà Crevia, giustamente, un po' forse perché ha ricevuto una tirata d'orecchie, insomma, anche chi è 18001, sotto c'è sempre l'81, l'81, cioè se c'è un rischio imminente grave, purtroppo la macchina andrebbe fermata. Sappiamo che è una scelta ovviamente molto critica per un'azienda, però l'ente di controllo ovviamente ha ragione in questi termini. Quindi se c'è un rischio grave e imminente, la macchina va stoppata. Quindi, questo è un po'. Però ecco, abbiamo visto che le aziende stimolate del 18001 hanno avviato questi processi. Questi processi che partono anche dall'audit, come il mio collega. Spesso le aziende, quando chiamano una società come la nostra, banalmente noi chiediamo un elenco macchine, non c'è. Quindi noi sono convinto, se noi entriamo in 10 aziende che hanno un'impiantistica mediamente complessa, chiediamo mi dai l'elenco delle tue macchine, non sono in grado di darci questo elenco. Quindi capite come le aziende, purtroppo un po' causa crisi, tutta la parte tecnica dell'ingegneria delle aziende è stata smantellata, mentre prima probabilmente c'era un ufficio di manutenzione, un ufficio di ingegneria che aveva il tempo anche di curare questi aspetti documentali. Oggi banalmente non esiste neanche questo elenco. Faccio un esempio: un'azienda, non posso fare i nomi, una multinazionale grossissima, ci ha commissionato un audit 6 mesi fa, 18001, seguita quella 231, eccetera, eccetera, mi danno l'elenco macchine, noi dopo il censimento ne abbiamo trovate 150 in più. Quindi capite che sembrano delle cose banali, in realtà non lo sono. Cioè le aziende non sono neanche il parco macchine che hanno in casa. Fare una buona anagrafica e averla sotto controllo consente già, è già un primo step di gestione del problema. Se uno non sa neanche e non ha sotto controllo il parco macchine, capite che poi tutto il resto di cui abbiamo parlato oggi ovviamente poi ne risentono. Anche molti organismi 231, abbiamo visto che anche molte aziende magari prima magicamente sembrava che il problema non esistesse. Poi quando arriva l'ODV all'interno dell'azienda e chiede di un piano di adeguamento al parco macchine o vuole avere il punto della situazione, magicamente le aziende si risvegliano dal torpore e dicono cavolo, c'è il problema macchine, ma non è che è l'ODV che lo ha risvegliato, il problema c'è sempre stato, e che come sempre, no,
bisogna che questo processo si metta in moto stimolato da qualcuno. Ovviamente purtroppo in qualche caso questo processo parte purtroppo dagli infortuni, quindi molte aziende dopo anche esperienze molto, molto negative, molte, anche drammatiche in qualche caso, a causa di infortuni anche in quel caso gravi, poi si sono messi in moto su questo tema. Quindi abbiamo visto che queste sono un po' le leve che stimolano le aziende a intraprendere questi processi, come si diceva prima che l'avete scusato, anche molto lunghi, insomma, sono processi in cui si investono molti denari, deve essere coinvolta la direzione e tutta l'azienda deve essere rivolta ovviamente su questo tema. Ecco, nelle macchine semplici poi, tutto sommato, l'approccio è abbastanza... Abbiamo visto che le aziende di solito sì, sono sensibili, ok, ho una macchina che non è a posto, nel caso di macchine semplici chiamo direttamente aziende, insomma anche noi ci occupiamo di queste tematiche, no, di realizzare interventi di adeguamento, qui di solito non ci sono grandi problemi, quindi si percepisce che la macchina va adeguata, si chiama un'azienda, spesso si fa direttamente il lavoro di adeguamento. Quindi bypassando magari, ecco, magari tante analisi o tante attività di progettazione. Questa tendenza però a, come dire, bypassare l'attività di analisi del rischio e di progettazione delle funzioni e delle misure di sicurezza, purtroppo però le aziende abituate un po' a questo processo, vado subito a fare i lavori, okay, lo utilizzano purtroppo anche nelle grandi impianti, nelle grandi macchine, no? Però questo assolutamente è deleterio, perché tralasciare l'analisi del rischio e la progettazione delle funzioni di sicurezza e delle misure di sicurezza porta comunque a spendere dei soldi, perché le aziende comunque magari investono anche molti quattrini, ma senza centrare l'obiettivo. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza coniugandola con gli aspetti produttivi. Quindi questa è un po' una cattiva abitudine che abbiamo visto, che è quella, cioè, di buttarsi subito all'esecuzione dei lavori. Sulle macchine semplici possiamo essere d'accordo, su macchine complesse non passare tramite un'analisi fatta bene poi porta comunque a spendere i soldi, che neanche pochi, ma senza poi raggiungere l'obiettivo, no? Quindi, protezioni non pensate e coordinate con la manutenzione della produzione, che dopo spesso vengono bypassate, quindi comunque l'azienda investe molti soldi ma non raggiunge l'obiettivo che si è prefissato. Ovviamente in questi, noi chiamiamo revamping in sicurezza, cioè quando un'azienda decide di mettere in sicurezza macchine, linee produttive, la materia è complessa e multidisciplinare, quindi ci sono pericoli di natura elettrica, pericoli legati agli organi meccanici in movimento, pericoli di caduta dall'alto, pericoli legati agli aspetti impianti a pressione, agli aspetti chimico-fisici, quindi ovviamente le tematiche di sicurezza sono molto ampie, no? E come dicevo prima, purtroppo c'è un po' la cattiva abitudine che l'analisi del rischio la si fa dopo, no? Cioè prima si fanno i lavori e dopo in as-built si fa l'analisi del rischio. Cioè, prima parte l'ingegneria, dopo alla fine arriva l'ufficio sicurezza. Non è così che si lavora, no? L'abbiamo visto anche prima. E abbiamo visto come, diciamo così, il concetto di sicurezza sia un concetto molto complesso, no? Quindi ovviamente si parte da una situazione di rischio che ovviamente se un'azienda affronta questo tema lo ha ritenuto non accettabile dall'analisi del rischio, bisogna cercare di arrivare ad un rischio che ovviamente non sarà mai nullo. Quindi vedete l'ultima fettina in questo diagramma, vi ho spiegato anche da Luca, in qualunque macchina, anche una macchina nuova marcata CE, ovviamente il rischio zero non esiste, lo sappiamo tutti, esiste un rischio accettabile che richiede comunque delle misure di mantenimento, perché se gli organi di sicurezza subiscono dei danneggiamenti, deterioramenti e lo staff di manutenzione non ripristina i dispositivi di sicurezza, quel rischio residuo basso può ritornare alto, quindi compresa la manomissione di dispositivi, ovviamente qualora vengono bypassati, questo rischio residuo ritorna a essere un rischio significativo. Quindi questo è un po' il concetto, no? Ok, ovviamente quando si approcciano macchine complesse, è molto bella l'immagine di Asterix, no? Bisogna prendere tutti questi soggetti, metterli in una tavola, dove questi soggetti ovviamente devono avere gli esperti in ambito meccanico, quindi fluidico, chi si occupa di pneumatica, di idraulica, chi di aspetti carpenteria strutturale, tutto il mondo del elettrico, elettronico, quindi tutta la parte di manovalanza in ambito di quadristica elettrica, di softwareisti,
negli impianti siderurgici, non c'è in tutte le macchine, negli impianti siderurgici comunque ci sono anche opere strutturali vere e proprie che poi vanno implementate, e ovviamente anche conoscenze tecniche in materia di direttive. Insomma, giustamente Maurizio prima diceva: io compro una macchina nuova, ecco, dire che quella determinata fornitura a quali standard direttive, quali norme è soggetta per richiederlo contrattualmente, ovviamente non è in qualche caso assolutamente semplice da determinarsi. Per cui ovviamente l'81, diciamo così, come è spiegato da Luca, impone fondamentalmente due cose, no? In maniera molto stringata. Io compro una macchina nuova, ho l'obbligo di accertarmi che la fornitura della macchina rispetti le direttive applicabili. Questo non è un aspetto facoltativo, quindi è un obbligo per l'81 che tutte le nuove attrezzature e forniture in fase di acquisto, il datore di lavoro e quindi la RSPP deve accertarsi che la fornitura rispetti gli standard direttive europee applicabili. Questo è un dato, cioè un obbligo incontrovertibile. E per cui le procedure di acquisto dovrebbero tenere conto di queste cose, quindi il famoso articolo 5 citato. Ovviamente noi suggeriamo sempre di fare un check sicurezza prima della messa in servizio, oltre che per gli aspetti documentali delle certificazioni, anche per gli aspetti sostanziali. Quindi teniamo presente che un'azienda non può esimersi dalla verifica dei inizi palesi. Ci sono N sentenze di giudicato di datori di lavoro chiamati rispondere penalmente, oltre che per i danni arrecati alle persone, proprio perché se una macchina nuova, una cartecciera, compro da 5 minuti, metto lì un lavoratore e questa macchina, perché purtroppo il fabbricante non ha fatto bene il suo lavoro, ha dei vizi palesi, l'81 purtroppo parla molto chiaro, responsabilizza in quota parte anche il datore di lavoro. Quindi in sostanza, tenete sempre in mente che quando un'attrezzatura, una cartaciera, varca i confini di un cancello di un'azienda, agli obblighi di verifica del rispetto delle direttive europee si aggiungono quelli dell'81. Quindi smette di essere una macchina sottoposta alle direttive europee e diventa un'attrezzatura di lavoro ai sensi dell'81, con obblighi ben più stringenti, no? E quindi devo verificare a monte che il fabbricante perlomeno abbia certificato e applicato le direttive applicabili, e in più devo verificare che l'attrezzatura inserita nel contesto aziendale rispetti e valuti i rischi di inserimento nel contesto aziendale. Nell'intervento di Trento, di un altro operatore, mi è piaciuto, no? Come si diceva, che banalmente, no? Se il fabbricante, no, ipotizza che una macchina abbia delle aree di manovra per scaricare i pezzi da un'isola robotizzata, e io la faccio, disegno e la metto in uno stabilimento, però questi spazi poi magicamente si accorciano perché c'è un problema di layout, introduco dei rischi nella manutenzione delle merci, perché il carrellista magari è più ostacolato nel manovrare il carrello, e quindi, come dire, quel rischio che teoricamente non ci doveva essere viene determinato nel momento in cui la macchina viene installata all'interno di un layout produttivo. Quindi attenzione che da questo punto di vista, no, quando una macchina viene installata diventa un attrezzatura di lavoro, quindi mi raccomando, dobbiamo sempre tenerlo in mente. Poi cosa sia un vizio palese da un vizio occulto, qui potremmo fare, no, la sagra delle opinioni personali, no, perché purtroppo però ecco, noi di solito poi suggeriamo di fare le aziende, ovviamente il check tecnico documentale che si fa in fase di acquisto. Il secondo step è fare un'analisi, ovviamente semplificata, ma comunque un'analisi che vada a porsi delle domande. Quindi il costruttore avrà o no usato dei dispositivi di sicurezza per gestire interblocchi di sicurezza? Troviamo ancora macchine con funzioni di sicurezza gestite da PLC, di automazione, cose che credo rientrino nel vizio palese. Io non posso demandare la sicurezza a un hardware che non sia un hardware di sicurezza, no? Quindi troviamo ancora situazioni di questo tipo, no? Oggi nel 2015, quindi attenzione che in caso di infortunio, ok, il datore di lavoro può dire al fabbricante: non hai fatto bene il tuo lavoro, ma l'81 inchioda il datore di lavoro. È una tu quando metti un lavoratore hai una responsabilità vicino a una macchina, e questo purtroppo è uno di questi casi. Tanto per dare qualche esempio di ciò che vi sto dicendo,
sono macchine banali, ma vi fanno capire cosa troviamo nelle aziende. Questa è una rilegatrice di un blocco di carta, una macchina anche abbastanza banale, marcata CE. L'operatore, per prelevare il pacco, accede all'area di lavoro della rilegatrice. Intanto, per farvi capire, insomma, che non stiamo parlando di teoria, ma troviamo N casi di macchine marcate CE già con vizi purtroppo molto significativi. Vedete, quello lì è un pistoncino che serviva per l'applicazione della fascetta. Questo pistoncino, vedete, aveva un rischio di cesoriamento del dito, cioè se non ci metteva il dittino lì, questo glielo tracciava, quindi avrebbe una macchina di 6 mesi di vita, no? Ovviamente in questi casi noi suggeriamo, poi funziona l'articolo 5 come leva per convincere il fabbricante, la via maestra in questi casi su macchine nuove è coinvolgere il fabbricante, fare le dovute pressioni, anche se uno lo capisce quello buono e bene, altrimenti bisogna anche usare qualche metodo un po' più energico, perché ovviamente il fabbricante in questi casi è lui che deve sistemare la macchina, cioè l'azienda non deve spendere neanche 5 centesimi, ok? E quindi in questo caso, coinvolgendo il fabbricante, si è fatto presente il problema. La soluzione è stata in quel caso anche banale, cioè bastava ridurre la pressione, la forza del movimento pneumatico, quindi mettendo un regolatore di pressione sul movimento, la macchina. Questa riduzione di pressione comunque garantiva la funzionalità della macchina, il problema è stato risolto e in questo caso a carico del fabbricante. Quindi attenzione che non sempre, come dire, no, bisogna, come diceva, il cerino rimane in mano all'azienda. Ecco, sulle macchine nuove, quanto più un'azienda si struttura per governare bene il processo di acquisto e di messa in servizio, quanto più eliminiamo delle problematiche di sicurezza che nascono da macchine nuove che dovrebbero teoricamente essere già sicure, già pronte a produrre essenzialmente. Sempre questa macchina aveva sul retro un movimento di questi, nella corsa del movimento del pressore, se ci infilava il dittino, che qui il rischio di cesoriamento. Anche qui, mettendo uno spessoramento su questi tamponi, insomma, anche soluzioni banali, però purtroppo poi una statistica che mi ha sconvolto, il direttore dell'ASI in Treviso, per fare un esempio come nel caso infortunistico sia sempre purtroppo importante, negli ultimi 3 anni 350 amputazioni di arti superiori, provincia di Treviso, quindi dita, falangi, mani, che è un numero sconvolgente, quindi tanto per dirvi come non stiamo parlando, ecco, di gli aspetti teorici che vogliamo fare i soffisi, ne parliamo di purtroppo di decine e centinaia di infortuni su queste tematiche. Sempre un'altra macchina marcata CE, per esempio questa aveva del movimento con dei pistoni, vedete quelle aste quindi che si muovevano sopra la macchina, soluzione che qui risolta con un banale riparo fisso, quindi capite, no, come il progetto che voglio lanciarvi, non mi smetterò mai di dirlo, 15 anni e faccio convegni su queste tematiche, quindi purtroppo il tema è ancora sempre vivo. Purtroppo i fabbricanti, noi ci lavoriamo, meno del 10% secondo me fa analisi di rischio, quindi i fabbricanti costruiscono principalmente per esperienza, no? Nel corso degli anni hanno costruito le macchine così, poi quando trovano qualche azienda preparata che li mette un po' alla prova, anzi gli danno una sistemata, però poche aziende gestiscono bene l'iter previsto del europeo, il fascicolo tecnico, l'analisi del rischio, fatta bene, perché queste cose, vedete, cioè, non richiedono essere esperti, no? Cioè, io potrei essere un RSVP che non si occupa di gestire la macchina, ma basta che uno gli si accenda una lampadina in testa, no? Cacchio, io vado lì, metto la mano, lì qualcuno si può fermare, cioè sono cose, queste sono palesi, no? Quindi purtroppo questo denota il fatto che, come anche le statistiche INAIL sono impietose, tra macchine non conformi o rese conformi, cioè cosa voglio dire, che l'ASI ha imposto l'adeguamento, parliamo che su un campione, che non è tutte le macchine, ma su un campione ispezionato di funzionari AS, praticamente l'85-90% delle macchine sono non conformi, cioè questa è un po' la statistica impietosa, insomma, o per un motivo o per un altro. Quindi attenzione che comunque l'azienda, quando le compra, comunque diventa corresponsabile nel beccare perlomeno i vizi palesi. Anche qui poi c'era un altro problema legato al movimento di qui del pressore della reggiatrice, anche qui
gestito poi con un fine corso di sicurezza, con la regolazione del fine corso. Quindi tante volte per sistemare una macchina nuova magari si riesce anche a, con cose semplici, a venirne a capo. Ok, spero che magari questo messaggio vi sia rimasto impresso, perché ovviamente poi questo è un rischio latente che se no ci portiamo in casa su macchine purtroppo nuove, no? Ovviamente quando abbiamo a che fare con macchine non nuove, non marcate CE, magari spesso macchine bianche o linee complesse che poi hanno magari una storia anche importante all'interno delle aziende produttive, ci ricordiamo che l'obbligo di ammodernare dal punto di vista della sicurezza della macchina è comunque un obbligo. Ecco, abbiamo visto che molto spesso anche l'evoluzione della tecnologia nell'ambito elettrico elettronico sta veramente aprendo gli scenari fino a poco tempo fa impensabili, no? Pensiamo all'elettronica, quanto ha invaso le nostre macchine, no? Cioè ormai i PLC prima erano 15 anni fa delle cose abbastanza d'élite, adesso ormai i PLC, anche micro PLC, sono veramente molto diffusi, no? Quindi con la potenza del software di sicurezza si possono fare cose molto importanti. Anche i dispositivi di sicurezza, prima Luca parlava di telecamere, ma non telecamere di videosorveglianza, di telecontrollo, ma telecamere certificate come dispositivi di sicurezza in grado di rilevare se un uomo è dentro un'area, con un livello di sicurezza molto spinto. Quindi ormai la tecnologia va molto avanti. Abbiamo visto che di solito nell'intervento di adeguamento la parte elettrica comunque ha come sempre l'aspetto predominante diciamo, rispetto alla gestione degli adeguamenti di natura meccanica. Ok, ecco, l'altra cosa su cui anche Luca aveva spiegato questa mattina, il nostro approccio, cioè quando noi prendiamo in mano una macchina esistente, comunque per dare anche un metodo di giudizio uniforme sulle macchine, noi comunque tendiamo ad utilizzare sempre le famose norme sul calcolo del performance level e sulla affidabilità dei circuiti di sicurezza. Ovvio che non c'è scritto da nessuna parte, come non c'è un obbligo scritto legalmente, si usa questa norma, ma sostanzialmente diventa un obbligo di fatto, perché quello è lo stato dell'arte oggi riconosciuto. Quindi quando devo riprogettare un circuito di comando di una macchina per adeguare la sicurezza della macchina, gioco forza passiamo dall'analisi del rischio, che deve stabilire il performance level richiesto. Quindi l'analisi del rischio, tradotta in ottica moderna, attuale, l'analisi del rischio deve stabilire il performance level richiesto sulla base del rischio. Quindi più alto il rischio, più è alta l'affidabilità dei circuiti di sicurezza. Quindi anche con architetture ridondanti, no? Quindi se devo bloccare un movimento pericoloso, le norme mi impongono un doppio taglio di potenza, non un unico telerotore. Ovvio che questo determina dei costi, quindi parliamo che adeguare agli standard attuali di sicurezza delle macchine determina molto spesso anche dover, non dico rifare i quadri elettrici o la parte di automazione, ma comunque con interventi molto molto invasivi. Però dal nostro punto di vista quella è la strada che tutela l'azienda, e tutela l'azienda la responsabilità poi in caso di problemi. Quindi l'azienda deve adottare le migliori tecnologie, ovviamente economicamente percorribili. Oggi queste tecnologie sono economicamente percorribili, non è più una scusa sostanzialmente per dire che costa troppo. Sostanzialmente oggi i PLC di sicurezza ormai sono abbastanza diffusi, credo anche dal punto di vista economico, sono più spese che giustamente poi poche aziende probabilmente si potevano permettere. Ecco, dopo questa premessa anche io ho voluto farla perché magari questi concetti è sempre bene ribadirli. Ecco, vi portiamo un po', prima Maurizio ha fatto Asterix, io non sono così bravo, ho usato i brilli, no? Ecco, le persone che dopo di solito si trovano a discutere ed essere coinvolte negli adeguamenti. Quindi, pensiamo già che abbiamo fatto un'analisi, dobbiamo partire con decidere cosa fare con l'impianto della macchina. Ovviamente abbiamo sempre un fantomatico esperto di sicurezza macchine, il fabbricante barra installatore della parte elettrica, il fabbricante barra installatore della parte protezioni, ripari, dispositivi di natura meccanica, il personale manutentivo e produttivo dell'azienda e lo staff che è sicurezza dell'azienda. Insomma, gli attori protagonisti sono sempre questi. E quello che troviamo all'interno dell'azienda è
queste casistiche, no? Allora, le aziende, quelle tra virgolette interventiste, no? C'è un problema, togliamo che l'approccio che molti usano è dire: bene, a parte ingegneria e manutenzione, alla che pensi mi, si butta sulla macchina, installa protezioni, adegua la parte elettrica, poi arriva alla fine l'ufficio sicurezza con l'esperto macchine a dover ratificare che probabilmente, nonostante sono spesi molti soldini, qualcosa comunque non va bene, non è sicuro. Ci sono aspetti che sono sfuggiti. Questo è schematizzato l'approccio errato che porta, che molte aziende ancora oggi usano questo tipo di approccio. Quindi il fatto di pensare a queste cose alla fine. Ovviamente lascio a voi capire se il risultato sarà soddisfacente o meno. Le aziende che magari hanno anche con buona volontà, ma tutto sommato non è che noi ci chiamiamo fuori, anche noi 7-8 anni fa probabilmente approcciavamo anche noi, perché anche noi con esperienze significative anche appunto con il gruppo Ferrari che abbiamo fatto, prima l'approccio, comunque un approccio anche insomma, non banale, prevedeva che inizialmente l'ufficio sicurezza insieme con la società esperta di sicurezza macchine facevano un'analisi dei rischi, però magari spesso questa analisi dei rischi fatta non coinvolgendo il personale manutentivo e produttivo, no? Faceva le sue considerazioni, diceva qua chiudiamo così, qua interblocchiamo colà, poi questo input veniva dato in maniera più o meno corretta all'ufficio di ingegneria e manutenzione che realizzava tecnicamente i lavori, no? Poi ritornava all'ufficio sicurezza con lo staff, con la parte sicurezza macchine a capire se quello che era stato pensato è stato raggiunto e se la parte di ingegneria abbia o meno fatto bene il proprio lavoro in termini di analisi di rischio, di messa in sicurezza di impianto. Purtroppo, come vedete, questo è non c'è un lavoro in team, no? Abbiamo cercato di rappresentarlo anche graficamente, no? Ecco, questo approccio magari è un approccio che determina comunque anche analisi complesse, insomma spesso vengono fatte analisi di rischi anche complesse, no? Con documentazione di problemi, però se l'approccio un po' più tradizionale, cioè di fare un report di analisi di rischio, dopo esce di scena l'analista di rischio, l'azienda va avanti, ritorna all'analista di rischio, porta comunque a non raggiungere questo tipo di obiettivi. Ecco. Noi, da un po' di anni da questa parte, stiamo spingendo le aziende ad avere un approccio integrato. No? Approccio integrato cosa vuol dire? Vuol dire che si devono creare dei team di lavoro tra il personale dell'azienda e le aziende esterne che collaborano a vari livelli, poi ogni azienda può decidere il livello con cui farsi aiutare, però noi tutto sommato ci siamo un po' attrezzati per seguire le aziende in tutto l'iter di adeguamento, dall'analisi del rischio alla progettazione dei circuiti di sicurezza, alla realizzazione e installazione di carpenterie e sistemi di protezione contro l'accesso, alla scelta e installazione di dispositivi di sicurezza fino al collaudo finale. Quindi il messaggio è, evidentemente si lavora con un unico partner o meno, però l'importante è che si deve creare un team di lavoro che porti avanti dall'inizio tutto lo sviluppo del processo di adeguamento. Quindi non lavorare sostanzialmente a compartimenti stagni. Quindi questo è quello che vi suggeriamo. Il nostro approccio è schematizzato in questi 7 punti, no? Quindi mappare e censire le macchine e le loro energie, valutare i rischi e la segregazione delle aree necessarie, progettare i circuiti di sicurezza e le funzioni di sicurezza che dovranno essere realizzate, ovviamente dal concetto introdotto dalla safety matrix, così chiamata, poi c'è una progettazione esecutiva, cioè scelgo quel tipo di retroserratura in quell'area perché c'è quel tipo di sollecitazioni, c'è quel tipo di ambiente gravoso, anche quello è una scelta che dopo richiede sempre degli approfondimenti. Poi tutti i dispositivi meccanici elettrici vengono installati, ecco, la validazione è sempre l'elemento importante, quindi quanto più si fa bene la validazione, quanto più è il, diciamo così, si elimina il rischio non verificare il corretto rispetto degli input legati dall'analisi del rischio, no? Quindi, molto spesso il collaudo viene un po' banalizzato, no? Quindi
ok, abbiamo finito di installare, buon partiamo, ma tanto dopo producendo magari ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va. Ecco, la validazione e le norme, anche le nuove norme, gli danno un'importanza significativa, cioè spesso i PLC di sicurezza sono, gestiscono anche migliaia di segnali di sicurezza, non di automazione, e quindi poi il validare, verificare che il sistema risponda come da progetto è un aspetto essenziale di sicurezza. Quindi attenzione, che progettiamo le cose complesse, cerchiamo di fare anche una validazione, un collaudo che ovviamente tenga conto della complessità. Non meno importante poi, quando si è fatto questo lavoro, la gestione dei cambiamenti. Gli impianti complessi poi non si può tutto prevedere al 100%, quindi ci sono sempre delle piccole modifiche o delle modifiche anche più grosse che dopo vengono fatte. L'importante è poi coinvolgere tutto il personale in manutenzione nella gestione della documentazione, nella giornale scanning, cose che abbiamo già detto anche in precedenza, no? E quindi qua poi, vado un po' veloce anche per non rubare il tempo, sono le cose che ho già detto un po' questa mattina, no? Quindi segregazione delle aree, la mappatura, ecco, tenere aggiornata la grafica delle macchine, ovviamente non è l'ufficio sicurezza, tipicamente è l'ufficio manutenzione che deve occuparsi di queste cose, quindi ecco, cercare di far squadra tra l'ufficio sicurezza e l'ufficio manutenzione e ingegneria è determinante. Queste cose l'ufficio sicurezza, la KSM manager può stimolarle, farle presenti, ma dopo chi lo deve fare quotidianamente è la manutenzione. Chi meglio della manutenzione che mette in mano le macchine tutti i giorni ha sotto controllo e vede le macchine? Sono loro, quindi anche qui il concetto di coinvolgimento del personale su questi aspetti. Ecco, la safety matrix, quella che viene chiamata e mostrata anche prima nel essere usato, è appunto, riteniamo che per il caso di macchine linee complesse sia veramente un documento di sintesi che metta un po' a linguaggio comune le cose che se no sarebbero altrimenti complesse. Le stesse cose si potrebbero scrivere in un foglio Excel di una relazione tecnica in maniera come dire, no, sequenziale, e purtroppo le stesse informazioni scritte in una forma tipo relazione tecnica purtroppo vanno perse, è difficile leggere, no? La safety matrix, che abbiamo visto anche noi, stiamo sempre più introducendo anche in aziende non così complesse, anche su casi medio semplici, comunque è un elemento di sintesi che mette d'accordo il linguaggio dell'analista del rischio con quello di chi poi va a fare i lavori di adeguamento. Questo è un esempio che qui, no, con elencate un po', vedete, no, per di solito l'analista del rischio poi va a stabilire cosa, no? Io dico, devo entrare in una certa area, apro un certo cancello, devo bloccare n azionamenti. Ovviamente nella safety matrix viene stabilito anche il performance level con cui deve essere realizzato quell'interblocco. Quindi c'è l'affidabilità dei circuiti di sicurezza che dovranno realizzare quella funzione di sicurezza. Questo è un po' l'aspetto che stiamo un po' portando avanti, ho visto che comunque secondo me prenderà sempre più piede, perché è un concetto veramente di semplicità ma molto efficace. Poi ovviamente la scelta dei dispositivi, no? Quindi anche qui, se vado in acciaieria ho certe esigenze, se vado in una farmaceutica ne avrò altre, no? Quindi il fatto magari di scomodare anche nei dispositivi di interblocco gli aspetti, per esempio, igienistici tipici di un'azienda alimentare. L'altro giorno il nostro cliente si chiamava perché appunto nel settore farmaceutico anche una retroserratura con un transponder, no, sulla base della forma che aveva favoriva o meno l'accumulo di sporcizie, quindi l'aspetto legato ovviamente anche alla pulizia, insomma, comunque avviciniamo a degli aspetti produttivi, degli equipaggiamenti che dopo possono ovviamente creare anche dei... Quindi la scelta dei dispositivi, ecco, anche qui una volta che si è deciso cosa fare, anche questo è una cosa importante, sulla base delle condizioni ambientali a cui il componente è sottoposto. Ovviamente poi l'installazione e la scelta dei dispositivi di protezione con le cose già dette anche nella motor, anticipando anche alcune novità normative del collega Barcarona di Access, quindi la scelta anche delle protezioni, altezze, barriere, il colore, abbiamo visto come la tendenza poi è quello di usare tipicamente le strutture portanti in giallo, ma lasciare le panellature con colore nero per agevolare la visibilità, no, nell'area protetta, no? E poi ovviamente si passa alla realizzazione, quindi installare i dispositivi di protezione meccanica e tutti i circuiti di comando. Ecco, tanto per dirvi, no, alcuni lavori di adeguamento che abbiamo gestito noi come Nexi, quindi abbiamo avuto un'evoluzione fino a poco tempo fa,
facevamo solo la parte di progettazione e progettazione e analisi del rischio, a 4 anni di questa parte abbiamo anche acquisito una divisione e siamo in grado oggi anche di realizzare fisicamente l'impronta di adeguamento, quindi di fornire un servizio integrato. Anche qui, no, questo era un magazzino di un nastro, di un impianto di laminazione, dove gli operatori saltavano, quando c'era un incaglio di questo nastro, dovevano saltare sopra questa rugliera con n casi di infortuni dovuti a quello che si è fatto di scivolare all'interno di queste praticamente strutture che erano dei tubi su cui montavano gli operatori, quindi con il rischio di cadere. Questo è un intervento che abbiamo realizzato con l'installazione di protezioni meccaniche e la gestione delle logiche di accesso all'interno delle macchine. Questo è sempre lo stesso impianto con la parte di laminazione, un piccolo laminatorio, quindi su scala molto ridotta, dove anche qui, voltando poi con la staff di manutenzione e produzione, si è andato in realtà non a chiudere perimetralmente, ma in prossimità della macchina, perché vedete, no, il fatto di tenere in considerazione che qui i volantini devono essere regolati, l'operatore doveva ovviamente avere l'accesso alla macchina, anche qui non si è potuto, no, remontare quella regolazione fuori dall'area di pericolo, quindi in questo caso è trovare il giusto compromesso tra la fruibilità dell'impianto e poi la messa in sicurezza dell'impianto medesimo. Quindi anche qui altri interventi che abbiamo realizzato sulla smuggitura, poi andiamo avanti, poi vi lascerò la documentazione. Cosa fondamentale è la validazione. La validazione è il collaudo. Quindi se io vi mando la safety matrix, si va a fare il collaudo con la safety matrix in mano. Cioè devo dire il sistema, apro la porta, deve bloccarsi A, B, C, D, F, G e si vanno quindi a verificare queste condizioni in fase collaudo siano verificate, siano state correttamente installate e realizzate. Gestione dei cambiamenti con l'aggiornamento della documentazione come abbiamo già detto, no? Cose. Rischi residui. Ovviamente, nonostante siamo bravi, facciamo tanti bei lavori, ci mettiamo tante energie, comunque le macchine hanno un rischio latente e residuo sempre presente. Ecco, lo strumento che noi suggeriamo, ma anche chi è 18.001 lo sa già, anche molti enti di certificazione ormai lo chiedono, la scheda macchina, no? La scheda macchina è uno strumento di sintesi dove tutti i rischi, appunto, residui, cioè non risolti con gli interventi di adeguamento, devono essere resi evidenti al lavoratore. E quindi realizzare questa scheda macchina, no? Che magari dica quali energie sono presenti nella macchina, descriva brevemente l'attrezzatura, cosa fa, i pericoli e i rischi residui presenti con i pittogrammi che dopo, per analogia, dovranno essere applicati sulla macchina. Quindi, ci deve essere, come dire, una uniformità tra quanto scrive una scheda macchina, mettendo i pittogrammi, no, i divieti, i DP, e quanto poi la cartellonistica fisica applicata alla macchina. Ovviamente nella scheda macchina, cosa fondamentale, devo descrivere i dispositivi di sicurezza presenti e soprattutto poi come deenergizzare la macchina. Ovviamente quando si fanno interventi complessi come quelli sotto il fusato, la macchina viene progettata già per gestire le energie. In qualche caso, su macchine più semplici, si deve mettere il lucchetto sul sezionatore elettrico, ma bisogna anche mettere il lucchetto sul sezionatore pneumatico, cosa che spesso non si trova mai, no? Perché se devo deenergizzare un'energia pneumatica e non ho che la macchina ha un suo dispositivo di sezionamento, devo chiudere l'aria, generare l'aria e mettere un lucchetto, no? Per evitare il riavvio e la rimessa in pressione del circuito. Quindi la procedura è questa zero energy, no? Cioè di come deenergizzare la macchina. Con una scheda macchina è importante che queste cose vengano scritte, no? Se ho sistemi già automatici che lo fanno bene, se non ce li ho perché le macchine più semplici, dove banalmente si decide di fare logout, tagout delle energie, è importante che queste cose vengano, si sappiano. Io se chiudo quella valvola so che tolgo l'aria e l'energia pneumatica alla macchina. Vi assicuro che qui sembra che siano cose scontate, quando si vanno le macchine assolutamente no. Ecco, noi abbiamo iniziato anche da quest'anno e mezzo, insomma anche da un'idea che ci è stata lanciata da un cliente, di tradurre
questi concetti che proprio vengono attaccati in un foglio presente in un video, cioè un'azienda per esempio ci ha stimolato a produrre e tradurre in un video che è molto più facile comprendere l'operatore, quindi ha messo dei pannellini, dei piccoli tablet vicino alle macchine o dei tower di sicurezza in giro per il reparto, dove l'operatore viene tradotto in video il come usare la macchina in sicurezza, cioè tradurre in un video quello che è il condotto della scheda macchina. Ve ne mostro un brevissimo estratto, così vedete un po' di cosa stiamo parlando. Quindi la New Global Vending, tra l'altro sono il nostro cliente, è la leader praticamente europeo di macchine per il caffè. Penso che nella vostra azienda l'80% è di questa azienda, insomma. Sostanzialmente ci siete chiesto di identificare come fare, in questo caso è un bellissimo estratto, ma l'abbiamo fatto su tutto un parco macchine, di tradurre in un video quello che è il concetto di sicurezza della macchina. Quindi di spiegare cosa deve fare un operatore o cosa non deve fare nel usare una macchina di produzione. Quindi anche qui, come adesso andiamo un po' più avanti, lasciamo correre, ma sostanzialmente avete l'operatore, poi più avanti avete anche informazioni di sicurezza. Avanti. Lo scopo è farvi capire, no, come ormai anche la multimedialità sta un po' entrando anche nel nostro mondo. Le aziende, tutto sommato, nel mondo privato abbiamo dei smartphone, facciamo video, facciamo di tutto, purtroppo in azienda queste cose, no? Anche perché le aziende purtroppo non ci danno mezzi spesso all'avanguardia tecnologicamente, però abbiamo visto come queste cose secondo me possono diventare anche un aiuto che facciano aumentare l'efficacia dei processi comunicativi in azienda. Vado avanti perché siamo un po' stretti con i tempi. Comunque il messaggio è, facciamo la scheda macchina in quel foglio fatto bene, facciamo dei video magari meglio, però sono importante che i rischi residui poi vengano tirati fuori, perché con queste schede faccio la formazione, faccio l'addestramento e quindi chiudo il cerchio, no? Quindi nell'ottica che comunque il rischio residuo è sempre latente e va comunque portato a galla in confronto ai lavoratori. Ecco, il processo illustrato da prima, vedete, è schematizzato qui, adesso io ve lo lascio nel materiale, quindi come vedete descrive qui 7 step con degli umini, quindi vedete abbiamo voluto mettere questo diagramma per far vedere che le varie figure devono intervenire in tutto il processo, in riunioni, coordinamenti, interventi di approfondimento durante tutto il processo, quindi non è un processo compartimenti stagni, ma questo team deve interagire continuamente per arrivare alla fine ad avere una macchina e un impianto sicuro. Poi l'altro tema è, ma quando facciamo dei revampi, spesso qualcuno ci chiede, ma è una modifica sostanziale dell'impianto quello che stiamo facendo o no? Noi siamo sempre dell'approccio che tanto comunque un'azienda, è comunque obbligata per 81 a fare queste cose, quindi ecco, non sempre poi su macchine vecchie revampate, no, che magari anche si dovrebbe fare, si dovrebbe rifare il CE, ecco, noi diciamo sempre, ok, prima di pensare sono obbligato, no, a mettere un bollino, no, pensiamo alla sostanza di cui io, cioè fate una buona analisi di rischio, fate dei buoni interventi di adeguamento, in qualche caso magari la forma non sarà proprio ineccepibile, però teniamo presente che l'obiettivo è fare sicurezza, non adempiere meramente un obbligo di legge, insomma. L'obiettivo è, ok, fare una valutazione, ma per arrivare a raggiungere un obiettivo, no? E quindi l'analisi del rischio è, secondo noi, il punto cruciale da cui si parte, sempre e comunque. Chiudo il mio intervento con le mie due considerazioni finali, una l'ho già detta, l'altra cosa è il coinvolgimento delle varie figure. Ecco, notiamo che purtroppo lo spacchettamento delle commesse non va nella direzione di agevolare questo processo, no? Noi suggeriamo di integrare l'iter di adeguamento, diciamo così, possibilmente in un unico soggetto, no? Ovviamente le aziende per motivo economico tendono un po' a dire, beh, questa cosa qua me lo fa questo,
protezioni me le installa questo, a parte elettrica perché chiamo il mio installatore di fiducia. Ecco, ovviamente quando abbiamo grandissimi impianti questa cosa è anche comprensibile, molto spesso questa cosa viene fatta anche su piccoli lavori, no? Però purtroppo le aziende non hanno ormai più le competenze e il tempo per coordinare questi vari soggetti, quindi il nostro suggerimento è, a parte i grandissimi lavori su grandi impianti, di cercare di avere un centro di responsabilità unica. Noi tutto sommato siamo pronti e ci proponiamo sul mercato per fare anche questo, però siamo noi che sia un altro, diciamo così, il messaggio è attenzione, perché dopo spesso spacchettando le commesse in n soggetti poi il rischio che il coordinamento sia molto complicato a fare, è molto complicato poi far sì che con queste n figure poi si raggiunga l'obiettivo finale. E dopo soprattutto la gestione delle modifiche, quindi anche qui l'aggiornamento della documentazione, l'aggiornamento schemistica, manuali, la raccolta di manuali di uso e manutenzione è determinante, compresa la formazione. Quindi noi suggeriamo di solito, prima di partire questi lavori, l'abbiamo sempre fatto, chi ci ascolta bene, se no noi comunque diamo il nostro suggerimento, prima di partire sarebbe bene magari fare un intervento formativo alla parte tecnica, manutenzione e ufficio tecnico, proprio perché il farli rendere più sensibili su queste tematiche aiuta il lavoro successivo. Quindi anche qui la formazione secondo me non è mai troppa, quindi aiuta sicuramente a preparare l'humus su cui poi iniziare a lavorare e muovere tutta l'azienda su questo tema così importante. Bene, io ho finito il mio intervento, vi ringrazio e...